Siamo tornati in studio, amici delle fonti TV. Allora, diamo solo uno sguardo al nostro indice, al futures, per vedere come si sta comportando in questa terza seduta della settimana di contrattazioni, non questa seduta di settembre. Siamo sopra la parità, sta registrando un più 0,29 in area, 20.655 punti e lotti scambiati, li vedete da voi, sono 5.656. E partiremo proprio un po' dalla situazione di Piazza Affari. Adesso dobbiamo tracciare un po' della situazione, un po' il resoconto di quello che è accaduto soprattutto nel mese scorso. Adesso è iniziato settembre, ovviamente lo ripetiamo più volte che al centro dell'attenzione ci sono tanti temi, i famosi temi che nei tempi addietro, cioè nei mesi addietro, abbiamo lasciato un po' lì congelati, e però adesso è il momento di tirare le somme, come dicevo. Io saluto Sara Silano, Morningstar Italy, che ci è tornata a fare. Buongiorno Sara. Un saluto a te e a tutti i telespettatori. Ricordiamo che mensilmente facciamo un po' un aggiornamento di quelle che sono le notizie. Cercheremo di dare anche dei consigli di investimento, ma andiamo per gradi. Non a caso sono partita dal Piazza Affari. Sara, è stato, potremmo dire che è stato un agosto un po' da bollino rosso, non solo per le temperature, non solo per gli spostamenti delle persone che sono andate giustamente in vacanza, ma anche proprio sulla borsa. Mi piacerebbe capire, se sì, se sei d'accordo, quali sono le ragioni dei forti cali a cui abbiamo assistito. È stato un mese di forti vendite su Piazza Affari, e chiaramente il primo settore a cui guardare è quello bancario, perché è quello anche che pesa di più sul listino, quindi quando ci sono vendite sui bancari tutto il listino ne risente. Ragioni, quali le ragioni principali? Alcune semestrali che non sono piaciute sicuramente, ma anche e soprattutto la situazione della Turchia. Comunque non dimentichiamo che gli istituti italiani sono secondi dopo quelli spagnoli per prestiti alla Turchia, e quindi gli occhi degli investitori sono proprio puntati sulla situazione di quel paese, per anche capire e vedere che cosa succederà da questo punto di vista. E poi non dimentichiamo che c'è una situazione anche italiana che preoccupa, una situazione economica e politica. Siamo in attesa appunto della manovra di bilancio, abbiamo visto di nuovo l'allargamento dello spread, quindi del differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani, BTP, e il Bund tedesco, e quindi tutti questi fattori influenzano l'andamento dei mercati. Ci sono poi stati alcuni titoli sicuramente che hanno contribuito a questi cali, non del settore bancario ma di altri settori, e purtroppo lo ricordiamo, il forte calo di Atlantia legato, certo, a quanto è successo alla tragedia di Genova, quindi al crollo del Ponte Morandi. Questa è stato, sono state delle pesanti vendite, e comunque sul titolo, e quindi una forte perdita di capitalizzazione. E poi non dimentichiamolo, alla fine, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, la vicenda di FCA, quindi l'uscita di scena, ahimè anche qui purtroppo, di Sergio Marchionne, quindi i cambi al vertice, dei dati della revisione delle stime di vendita che non sono piaciuti ai mercati, e quindi anche il titolo FCA ha contribuito negativamente a questo. Ecco Sara, perdo, adesso continuiamo sicuramente con i ragionamenti. Prima mi sono scordata di mostrare lo spread, visto che tu hai parlato giustamente dell'innalzamento dello spread, che invece è tornato ai minimi, quasi ai minimi di agosto, perché adesso è a 256 punti base. Staremo a vedere che cosa succede. Si era appunto, abbiamo avuto questo allargamento dello, esatto, spread, ora c'è stato un ritorno verso la normalità. È chiaro che questo allargamento, restringimento, segnala un clima di incertezza. Ovvio. E una valutazione che gli investitori fanno sull'Italia, e anche degli investitori esteri, sull'opportunità o meno di investire sull'Italia e di coprirsi dal rischio. Certo, Italia. Perché non c'è stabilità, e quindi ovviamente c'è paura anche a portare avanti investimenti. A questo proposito, cara Sara, abbiamo parlato delle vendite di agosto, quindi la situazione del mese di agosto. Le borse europee aumentano il divario rispetto alle altre proprio per queste vendite. Dove trovare le migliori opportunità, secondo voi, nello scenario che abbiamo comunque descritto finora? Le borse europee anche hanno avuto dei cali rispetto all'andamento migliore a livello globale, che comunque a cui ha contribuito invece l'andamento di Wall Street.
anche in Europa ci sono dei timori legati alla situazione internazionale, quindi, e lo ripeteremo molte volte durante questa trasmissione, la situazione turca, ma anche la guerra commerciale, quindi la guerra tra USA e Cina, ma anche che interessa l'Unione Europea e interessa i paesi con una forte esportazione all'export. Poi recenti valutazioni, secondo i nostri analisti, appunto, hanno subito questo calo, c'è stato questo calo dei prezzi, che però ha riportato, e forse questa è la notizia più interessante, le quotazioni dei livelli più interessanti, perché le ha allontanate dal loro cosiddetto fair value. Quindi possiamo dire che si sono create con questi cali di agosto delle occasioni in Europa. Dove guardano i nostri analisti in questo momento, proprio facendo un ragionamento sui fondamentali delle aziende, guardano soprattutto al mercato inglese, perché la loro convinzione è che comunque le aziende inglesi stiano scontando in modo eccessivo le ripercussioni di Brexit, quindi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, sì, dall'Europa, dell'euro. Ok, perfetto. Questo è, prima tu accennavi anche un'altra cosa alla Turchia, perché è un'altra delle notizie, insomma, che abbiamo analizzato molto giustamente. È stata una sorta di shock temporaneo, no? La crisi che abbiamo assistito in Turchia per i mercati nel debito emergente, quindi questo io ci metterei un punto fermo, però vorrei capire se per te è così oppure se continuerà ad alimentare tutto quello che abbiamo visto, cioè i deflussi da questa asset class. La questione è appunto il pericolo di contagio o, esatto, meno verso altre economie. Allora, la situazione turca è sicuramente una situazione da monitorare con attenzione. Abbiamo visto dei forti cali della lira turca nel mese di agosto, abbiamo visto che le obbligazioni sono finite sotto pressione, le agenzie di rating sono intervenute, hanno declassato il rating del debito sovrano a fronte di una situazione politica ed economica incerta. Ha contribuito sicuramente l'inasprirsi delle difficoltà delle relazioni con gli Stati Uniti, il caso del pastore Branson, ha contribuito anche l'annuncio di Trump di voler raddoppiare i dazi sull'acciaio, sull'alluminio, esatto, della Turchia, quindi sono tutti fattori che per il mercato turco sono stati negativi. È chiaro che la Turchia si trova di fronte a una situazione economica piuttosto difficile in questo momento, non bisogna però sopravvalutare il ruolo della Turchia nell'ambito economico globale. Ricordiamo che pesa circa il PIL turco, pesa su quello globale solo, diciamo solo tra virgolette, comunque l'1%, per cui non rappresenta un peso che potrebbe di per sé andare a toccare delle altre economie. Per il momento, nella maggior parte dei casi, gli analisti e i gestori che noi sentiamo sono concordi nel dire che questo pericolo contagio al momento non ci sia. Al momento non c'è, insomma. Ok, questo è importante, perché ovviamente da lì, no, c'era proprio allarmismo e ci chiedevamo ai tempi se fosse giusto o meno, però che la situazione potesse continuare e degenerare, quindi che potesse in qualche modo andare a penalizzare i mercati. Allora, per i mercati azionari emergenti mi verrebbe da dire che non si muovono più all'unisono, cioè la situazione non può essere più considerata a livello globale come spesso e sempre si fa. Nei prossimi mesi, visto che noi, no, agiamo a lungo raggio, quali sono i fattori da tenere sotto stretta osservazione? I paesi emergenti ci eravamo abituati a classificarli come un'unica area di mercato, con delle caratteristiche in qualche modo che potevano essere comuni. Oggi non è più così, ci sono delle differenze che sono legate a delle debolezze strutturali, ma anche a una situazione politica, e poi ad elementi invece più internazionali come le tensioni commerciali globali, il rafforzamento del dollaro, la fine della politica monetaria ultra espansiva della Federal Reserve. Quindi da questo punto di vista è vero, dobbiamo fare attenzione quando ci confrontiamo con questa asset class a guardare alle singole realtà. Quali sono da tenere d'occhio, diciamo? Sicuramente la Turchia, e ne abbiamo già abbondantemente parlato.
però c'è anche l'area dell'America Latina. Abbiamo avuto le elezioni in Messico e ora abbiamo attesa per vedere quello che succederà dal punto di vista delle politiche economiche. Abbiamo ad ottobre, non dimentichiamo, le elezioni in Brasile. Anche in questo caso chiunque sarà eletto dovrà far fronte a una situazione di deficit, dovrà mantenere la stabilità economica, dovrà prendere dei provvedimenti, probabilmente anche sulle pensioni, e quindi provvedimenti che potrebbero non essere popolari. E poi sempre in America Latina, e lo vediamo anche in questi giorni, c'è l'Argentina dove la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse, ormai sono arrivati al 60%, quindi per cercare di fermare l'inflazione, però tutta questa situazione in Argentina sta pesando. E oltretutto non dimentichiamo che gli investitori esteri negli anni passati hanno comprato molto peso argentino perché lo ritenevano attraente, per cui c'è anche uno squilibrio da questo punto di vista. Esatto, infatti dell'Argentina abbiamo parlato proprio poco fa, c'è il timore che si possa ripetere la recessione, no, di anni fa, insomma, che quindi possa tutto precipitare. Possa tutto tornare, esatto. E quindi non dimentichiamo che il prossimo anno anche lì ci saranno le elezioni, Macri si ricandiderà e tutto quello che succederà in questi mesi potrà dire, esatto, se e chi affronterà la situazione. Esattamente. Allora partiamo con un ragionamento intorno a Wall Street, no? Perché continua a salire, abbiamo assistito ai suoi nuovi massimi proprio nel periodo estivo, ma il ciclo economico è al termine. Perciò mi chiedo cosa ci dobbiamo aspettare, cioè se tradotto in termini proprio terra terra, se è ancora tempo di investire nell'America. È una domanda che in effetti si pongono in molti, perché comunque abbiamo visto una situazione veramente di una borsa che continua a macinare record e quindi continua a salire su anche dati aziendali che sono comunque confortanti. Dal punto di vista proprio delle valutazioni, se andiamo a vedere i settori secondo i nostri analisti, gli analisti di Morningstar, che sono sottovalutati, che comunque hanno delle valutazioni inferiori in un contesto dove comunque il mercato è veramente su valutazioni molto alte, sono quelli dei beni di consumo difensivi e delle telecomunicazioni. Invece il comparto, ed è immaginabile ed è intuibile, che più ha valutazioni elevate, sicuramente superiori al fair value, è quello della tecnologia e accanto a questo quello del manifatturiero. Quindi se dobbiamo andare a vedere dove c'è ancora delle aree di opportunità, sicuramente un aspetto da tenere in considerazione è quello delle valutazioni. L'altro aspetto da tenere in considerazione, comunque guardando anche ai fondamentali e guardando a questo ciclo, che oramai siamo in una situazione praticamente di piena occupazione negli Stati Uniti, e quindi questo ciclo che è oramai completo, è oramai maturo, forse conviene iniziare a pensare a quei settori più difensivi, quelli che in una fase invece di difficoltà e quindi di discesa, no, del ciclo economico possono dare migliori risultati, quindi quelli difensivi, ricordiamo, sì, gli energetici per fare un esempio, di o le materie prime, per fare due esempi. No, certo, assolutamente sì, giusto per inquadrare dei settori in particolar modo. Ovviamente, Sara, l'abbiamo detto, ma anch'io non mi stancherò mai di ripetere che questo è un periodo molto emotivo. E spesso diciamo anche noi, no? Non bisogna sottovalutare la parte emotiva, però a volte lo facciamo, quindi io insisto, perché emotivo, guerre commerciali, tensioni geopolitiche, anche l'incertezza politica in Italia, che piano piano capiremo se diventerà stabilità o meno, no? Perché adesso ci siamo, insomma, c'è la manovra economica, c'è il DEF, quindi ci sono gli appuntamenti clou che ci faranno capire in che direzione il governo vuole portare il nostro paese. E come affrontare questa fase? Perché io ho iniziato proprio dicendo, in estate ci aveva fatto un po' comodo non lasciare congelati degli argomenti, anche perché non potevamo avere delle risposte, adesso però qualche risposta dobbiamo darla. E in effetti il punto è l'emotività e quindi come ci comportiamo nei confronti dei nostri investimenti in questa fase, che è comunque più difficile. In generale, e ci sono veramente molti studi che lo provano, gli investitori, proprio perché governati e dominati dal timore di perdere soldi o di perdere occasioni, hanno la brutta abitudine di entrare sui mercati quando i mercati sono ai massimi o i titoli sono ai massimi e uscire quando sono ai minimi. E quindi è una pessima abitudine, perché sappiamo che registrano poi delle perdite superiori a quelle che potrebbero invece magari avere o non
avere con un comportamento più razionale. Sì. La razionalità è difficile da tenere, quello che gli analisti di Morningstar e i nostri esperti comportamentali dicono, l'importante è mantenere la propria via, che significa qual è il mio obiettivo. Anche a me sono arrivate in questi giorni delle domande da investitori, cosa faccio, vedo i miei fondi che scendono, magari soprattutto sull'obbligazionario emergente, cosa faccio, esco? Ma ecco, il punto è qual è il mio obiettivo, ma anche qual è la mia tolleranza al rischio. È chiaro che se io ho scelto un fondo emergente, io dovevo essere informato innanzitutto da chi me l'ha proposto e io essere consapevole del fatto che avrei scelto un investimento rischioso e che quindi potevo andare in corso a delle perdite di più o meno breve periodo. Certo, certo, assolutamente sì. Quindi la domanda più frequente che ricevo in questo periodo è cosa fare? Vedo i miei fondi, vedo i miei titoli scendere, rischio di perdere tutto, devo uscire ed è il rischio poi di andare proprio ad uscire nel momento sbagliato. Certo, calza a pennello anche la domanda, si ricollega a quello che stiamo dicendo, che ti voglio fare, cioè in una fase come quella che stiamo vivendo, cercare di anticipare un po' le mosse del mercato può essere intuita come una strategia di difesa, è così? Infatti si parla di market timing proprio come una strategia, ok, prima che succeda il peggio prendo e vado via. In realtà c'è un vecchio detto che dice il tempo sui mercati, quindi la capacità di valutare le tempistiche è più importante di fare market timing, e questo significa, attenzione, non mi devo dimenticare dei miei investimenti, lascio lì che succeda quel che succeda, no, io posso rivederlo, ma non governato dall'emotività, non governato dalla notizia del giorno. Se io ritengo che un cambiamento sia necessario perché i miei obiettivi, come è il mio portafoglio, non sono più raggiungibili, io questo cambiamento lo faccio. Se io cambio per la paura di quello che sta succedendo in questo momento, probabilmente rischio di fare un danno. Ok, certo, sì, insomma, torniamo al discorso anche dell'emotività, no? Dell'emotività. Di cui parlavamo prima, non solo mercati emotivi ma anche investitori giustamente che seguono a ruota quello che sta accadendo. Tu sai molto meglio di me, Sara, così ci avviamo anche alle conclusioni, che esistono molti indicatori di rischio, ma qual è il rischio reale per un investitore, così restiamo anche sui consigli che stavi dando, quando deve compiere scelte di investimento proprio in fasi come questa? Ricordiamoci che il rischio reale è il rischio legato all'investitore stesso, quindi all'investitore che fa delle scelte di investimento, e secondo noi il rischio è proprio quello di sbagliare il momento in cui si fa una cosa e quindi il rischio di non raggiungere i propri obiettivi di investimento. Non è un rischio che possiamo trasformare in numero, perché è un atteggiamento ed è personale, dipende dai miei fattori individuali, da quanto io sono disponibile a rischiare, da qual è la mia situazione patrimoniale, da cosa ho vissuto in passato, perché dobbiamo dirlo, ci sono investitori che hanno avuto delle forti perdite in passato, hanno visto, e quindi cosa questa lezione per me ha significato e cosa io sono disposto ora a fare dei miei investimenti. Quindi diciamo che il rischio reale non è uguale per tutti, è un rischio proprio personale che solo con una corretta pianificazione finanziaria, una corretta selezione degli investimenti e anche un comportamento appunto più razionale e meno emotivo, io posso cercare di attenuare. Ok, quindi Sara, parole chiave, parole d'ordine prima di rivederci tra un mese, alla luce di quello che abbiamo, dell'inquadramento che abbiamo dato ai mercati, quali sono per gli investitori? Attenzione? A guardare i mercati, guardare quello che succede, guardare il proprio portafoglio, guardare se è necessario nel proprio portafoglio fare delle modifiche proprio in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Non farsi governare dall'emotività. Ecco, che è un po' la parola centrale dei nostri ragionamenti. Come fare per contattarvi, Sara, e poi ti saluto. Noi abbiamo il sito morningstar.it, quindi potete visitarlo, dove parliamo continuamente di questi argomenti e ci sono tutti gli aggiornamenti e anche i nostri contatti. Va bene, grazie Sara Silano, che ritroveremo tra un mesetto, quindi all'inizio, il primo mercoledì del mese indicativamente. Grazie mille a Morningstar Italy per questa collaborazione e noi andiamo in pubblicità, tra poco analisi fondamentale, operatività sui titoli con Fabrizio Iorio Fili, vi aspetto qui.